finalmente a Ostia, e in realtà in tutto questo tempo devo dire che il prefetto veniva da noi, per cui oggi invece sono venuta io. In questi mesi abbiamo lavorato molto, loro hanno lavorato tantissimo soprattutto sulla situazione delle spiagge. Mi hanno fatto vedere un progetto molto interessante sul quale abbiamo lavorato e che partirà a breve, è la nuova organizzazione delle spiagge libere. Hanno fatto un grandissimo lavoro, che è ovviamente ancora in corso, su tutte le, invece su tutte le concessioni, su tutti gli stabilimenti. Abbiamo parlato quindi prevalentemente del litorale, del lungomuro, abbiamo parlato della situazione degli appalti delle strade, che insomma sono in fase di aggiudicazione, sono stati assegnati. Sono stati impegnati già insomma cifre notevoli, parlavamo di oltre 1 milione? Oltre 1 milione di euro, sono sì. Stati già impegnati nei prossimi giorni, spero possano cominciare i lavori di chiusura del buco. Ovviamente è una gara aperta e cominceremo dalle più gravi. Beh, rifacimento proprio delle strade, ci sono state in questi mesi anche dei cedimenti in alcune zone, è già stata contattata l'ACEA, in realtà lì si è trattato di un problema di fognature, sono già in contatto con l'ACEA che sta ovviamente predisponendo un po' tutto il progetto per il rifacimento delle fognature dove ci sono stati dei crolli. Quindi insomma un municipio che in realtà ha lavorato tantissimo, soprattutto scontrandosi con una malavita che possiamo dire a tutti nota, e quindi ha incontrato non poche difficoltà. Non è concluso, perché dobbiamo parlare un terzo delle cose che sì. Stiamo facendo, dobbiamo parlare delle cose urgenti, poi ci sono altre cose che stiamo portando avanti insieme con il sindaco, anche se in silenzio, ma che riguardano tutto il territorio, anche delle opere pubbliche molto sì. importanti, che a breve partiranno, come la ristrutturazione dell'ex GIL, con il quale abbiamo lavorato insieme con il governo, con la regione, con il sindaco. E quindi speriamo di far partire il piano periferia, no? Quindi sono fa parte dei 18 milioni dei 18 certo. milioni che abbiamo avuto dal governo. Più con la regione abbiamo avuto questo piano per il rifacimento di un lungo tratto del lungomare, nel quale è previsto delle opere che riguarderanno anche il lungomuro. Possiamo dare un appuntamento al 1° maggio per parlare un po' delle spiagge libere e dei nuovi bagnini? Al 1° maggio cominceremo il primo tassello di questa nuova sì. gestione delle spiagge libere che stiamo inaugurando. Grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.